Hai deciso di iscriverti a una seconda laurea o riprendere una carriera interrotta? Da quest'anno c'è una nuova e semplice procedura online. Dall'home page dell'Università Cattolica seleziona la facoltà di tuo interesse e accedi all'area relativa a passaggi, trasferimenti, seconde lauree e ripresa carriera. Registrati all'applicativo seguendo le indicazioni. L'utilizzo della procedura è obbligatorio per l'immatricolazione a tutti i corsi di laurea triennali e magistrali, esclusa scienze della formazione primaria. Una volta registrato, inserisci le credenziali che hai scelto e accedi. Nel menu sono indicate le fasi che devi seguire in sequenza per poterti trasferire. Leggi attentamente i dettagli di ogni fase. Inserisci gli stage e i tirocini, gli esami di lingua straniera, tutti gli esami sostenuti nella precedente carriera, eventuali altre attività formative. Infine scegli il corso di laurea per il quale vorresti richiedere l'immatricolazione. Se vuoi immatricolarti ad una laurea triennale, ti verrà recapitata al tuo indirizzo email una risposta con la valutazione indicativa dei crediti riconoscibili. Se vuoi immatricolarti ad una laurea magistrale, ti verrà comunicato se risulti in possesso dei requisiti curricolari per l'ammissione. Ai corsi triennali di psicologia e scienze motorie si accede con una prova di ammissione. Iscriviti alla prova utilizzando la procedura online. Per i CDL magistrali che prevedono una graduatoria o un colloquio individuale con un docente, segui le specifiche istruzioni. Hai scelto il corso di laurea a cui immatricolarti? Compila e stampa la domanda di seconda laurea o ripresa carriera. Per riservare il posto nel corso di laurea fino a esaurimento dei posti disponibili, effettua il pagamento della prima rata e dei diritti di segreteria tramite bollettino o carta di credito. Una volta effettuati i pagamenti, recati in segreteria con i documenti richiesti. Domanda di seconda laurea e ripresa carriera compilata. Ricevuta del pagamento della prima rata. Una marca da bollo da 14,62 euro, documento di identità in corso di validità, certificazione degli esami della precedente carriera. La segreteria ti assegnerà una matricola provvisoria, con cui potrai accedere ai servizi dell'Università Cattolica e alla tua pagina personale studente ICAT, sulla quale verranno inviate tutte le comunicazioni amministrative. Il consiglio di facoltà valuterà la tua carriera precedente e la segreteria ti invierà sulla pagina ICAT la comunicazione dell'esito e i moduli da stampare. Una volta ricevuta la comunicazione sulla tua pagina ICAT, hai 15 giorni di tempo per presentarti in segreteria con i documenti richiesti. Domanda di immatricolazione compilata, due fototessere recenti, fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale. Se hai ancora qualche dubbio, puoi trovare assistenza in area matricole. Ora che sei studente dell'Università Cattolica, guarda sul sito oppure sul canale Unicat i servizi a tua disposizione.